più di vedere il tuo video. Se vuoi vedere se la iena ti fa dei dance, basta che ci si incontra e poi facciamo due chiacchiere. Mi sei simpatico anche tu, Marco, però sì, sono il classico culturista, pollo, uova, tutto il resto. Ancora mi state cagando il cazzo su quella panca. Quella panca lì era l'ultima delle 28 serie. Non ho fatto parziali perché volevo fare le parziali, perché non ce la facevo più. Di conseguenza ho un crollo di forza. Continuate a rompermi il cazzo con quella maledetta alzata del cacchio. Biagio ha visto ben oltre quei pesettini lì. Comunque, non ti ho dato del fallito, ho detto che per essere uno che dice che passa da 85 kg a 100 kg, tutta questa forza non mi sembra così adeguata a un personaggio così pesante. Ricordati, io ripesavo 94 kg, non avevo un grammo di carboidrato addosso. La cifosi, dato che sei allora a questo punto sei ignorante, parli perché devi parlare, e lì ti devo dare del pirla. Sono contento che vai a prendere i miei video e te li vai a vedere, e sono sicuro che diventeremo grandi amici. Ma sai che tante volte si diventa amici quando uno dei due prende tanti calci nel culo, anche non diciamo, e poi mi hai dato del dopato, no? Ok, io te l'ho mai detto? No, cosa stavo dicendo? Non ti ho mai dato del fallito, ricordatelo, ok? Basta, tutto qua. La cifosi, ci ho vissuto con la cifosi. Sono nato, mia mamma mi ha fatto mettere 4 corsetti, la medicina era ignorante sulle posture e su tutto quello che era nascere con un'ipercifosi e un'iperlordosi. Se ti faccio delle foto di quando io prendevo i calci nel culo a scuola, mi chiamavano gobbo per anni. Non sono diventato così perché la schiena è enorme. Ignorante. Occhio che la iena non fa ridens.